tutti. Allora, Jovic recuperato, come vedete, hanno dato conferma, domani ci sarà col Sassuolo. Sistemato il problema alle caviglie, come nuovo, è già rampa di lancio, guardate come l'hanno immortalato, come scattava. Che lavoroni. Vedete, ragazzi, che staff che abbiamo, ma che staff, voi vi lamentate, guarda qua, guarda come la rimettono a nuovo. Le potenziano, che cavolo ne sapete voi, sapete una sega voi, come si dice. Dalle mie parti, sapete un'emerita ceppa di pipipipipi, puntini, puntini, puntini. Allora, oggi si sono consumate per l'ennesima volta, per la millesima volta, anzi, per la milionesima volta, si è consumato, scusate la voce, ancora so un po', consumate ancora una volta le comiche, in conferenza stampa di Mister Pioli. La formazione, a quello che ho letto, sembrerebbe che sia Hernandez spostato nuovamente al centro, Simic in panchina, e tanti si stanno chiedendo: ma come mai? C'hai Simic, perché non gli dai fiducia dall'inizio e metti Hernandez centrale quando poi rende di più? Ve lo dico io come mai. Se avete guardato bene le partite che abbiamo fatto, vi dico io come mai mette centrale. Lo sapete? Perché siccome non ha il manico, non le tiene più, non le ha in pugno e fanno quello che gli pare, lo mette centrale in difesa, così sta buono lì. Sa che non può esporsi più di tanto, perché altrimenti, purtroppo non ha, ma non è neanche colpa sua, è della società a questo punto, perché se lo mette terzino sinistro, lo ritroviamo accoppiato in attacco con Giroud, che vuole fare la punta. E poi si fa come la Salernitana, che li ha sulla sua fascia, praticamente c'è la superstrada. Eh? Che ne dite? Ma infatti mette in quel modo. Perché? Perché è così. Perché se no fa come gli pare. Perché lui è un cavallo matto. Lui, l'allenatore, che ormai ha perso le briglie, non tiene più le briglie, e la società sono ancora più colpevoli, stronzi, perché continuano a insistere. Vabbè, comunque c'è stata la conferenza stampa, leggiamo insieme. Vi piace questa cosa? Leggiamola insieme. Eh? Ok, al momento, così. Allora. Il tecnico rossonero ha presentato così in conferenza stampa il match contro i norvegesi. Abbiamo una tifoseria incredibile, lecca culo, e che viene fuori nei momenti delicati. È un patrimonio da salvaguardare. Non capita spesso. Che leccate di culo. Queste sono leccate, ma proprio belle, spalmate. Allora, settimana di lavoro. Siamo concentrati per migliorare il presente del Milan. Lavorato con attenzione, che poi mi avrà de ha detto, certo, e controllare il gomito che si gratta. Regalare la prestazione vincente, non pensa alla riparazione di gennaio Pioli, che dichiara: non parlo di mercato, se non per dire che il club è disponibile a coprire le difficoltà. Ma peccato che ci vuole minimo per stare tranquilli 15-20 giocatori, su per giù, eh. Non penso che ad oggi solo Gabbia, perché era già nostro. Quell'altri vediamo, tutte chiacchiere, stanno a fare tutte chiacchiere in giro, nessuno sa niente, nessuno niente, vi pigliano tutti per il culo, questi fanno video come me, nessuno sa niente, non ce la vengono a dire a noi, figuriamo, vabbè. Figuriamoci ai giornalisti. E voi che, vabbè, lasciamo, sorvoliamo. Non deve essere un'ultima spiaggia, noi dobbiamo solo dare tutto. No, questa è l'ultima spiaggia. Anzi, devono essere sempre le ultime spiagge. Sempre. Da qui alla fine. Se vogliamo combinare qualcosa di buono. Se no, anche se non ci si presenta, si sta a casa in divano, gli si dà vinto a tavolino e si fa più bella figura. Notate che sono bello incazzato, nonostante il mal di gola, eh. Non deve essere. Abbiamo commesso errori che abbassano il livello della partita e a Salerno non abbiamo vinto. Ma guarda. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Abbiamo commesso errori. Non abbiamo vinto. No. 2-2, però c'era co tante cose positive. Di quello si può andare tranquilli. Non ho paura. Vorrei che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Dobbiamo essere più compatti rispetto all'ultima partita. Dobbiamo. Rapporto col cardinale Ibra. Questo è il pensiero, non ho sentito cardinale. Bugiard, bugiard, dalle merende, siete compagni di merendero. E il merendero stanco, il merendero. Ho visto qui, mese fa, mi relaziono come sempre con i dirigenti, presenta Milanello. Chi sono i dirigenti? Quello lì? Il nanetto? Lasciamo aperto. Non penso al mio futuro, è sbagliato. Dobbiamo pensare al presente del Milan. Il suo ruolo di Premio Vice è apparso sui social nelle spiagge di Miami. Ibra aveva preso un impegno prima del rientro. Ma non ci vedo nulla di particolare. Ho sentito Ibra come andava la squadra per messaggio, come abbiamo sempre fatto. Ha detto poi, ha detto che siamo troppo lunghi, che non riescono a stare compatti. Perché sei te che la schieri a cazzo, fa le sostituzioni a cazzo, non ti seguono più per niente. Perché sei te che la squadra si sfalda. Noi abbiamo un'autonomia come una ficcata, uguale. Ta! Via! Dopo uno che non tromba per un anno, due, tre, va a fare alla prima ficcata. È stato bellissimo. E uno, che due, che tre, pa!
È bellissimo, uguali, identici, sputati. Comunque, stasera guardiamoci un po', c'è Juve Roma, ce la guardiamo, vediamo in live reaction se ce la fo, se riesco a fare anche la valigia, perché dove vado? Segreto, lo vedete da domattina, se mi riesce a collegarmi, lo vedete. Ok? Ciao a tutti, forza Milan, dai, forza Roma, Juve Roma X, 00X, 11X, 22X, non mi importa, pareggetto. E tanti saluti, arrivederci, ok? Comiche fatte anche oggi, Jovic è pronto, guardate che forma smagliante, non ci resta che aspettare. Siete pronti? Ragazzi, qui si rischia di farci rovinare anche il Capodanno. Immaginate.